E lei è l'autista? Salve. Eh? Fa fastidio. Ah, cosa? No, l'autista no. Deve salire, eh? No, volevamo... Ma già preso lo stomaco. Basta. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ciao Luigi. Ciao, ciao. Questo? Oh, dove andate, cazzo? A Modena. Prendimi un posto esterno a me, un posto esterno. Ciao Luigi. Ciao, ciao, ciao. Oh, ma dove va tutta sta gente? Ah, Luigi. Ciao. Ciao, dai Giorgio. Aspettando Paolo. Non è ancora arrivato, è come al solito. Cavolo. Ma siete in forma tutti, da stamattina. Poi tagliamo. Io sapevo potevo quello bianco da mettere di fianco. Ciao. Tieni un posto. Tieni un posto. Ma vedi intorno la scritta dove la sta mettendo? Ma mette la vista. L'ho fatta io la scritta. Sì, mica l'abbiamo messa, non mi credo. Che grande. Dai, infatti. Prima passavo, metto in fila e lo facciamo i soliti italiani che passano avanti. Ma sì, tante c'è. Oh, ciao a tutti. Come al solito, sempre un po' in ritardo, ma ben arrivato. Vanno via presto. Passiamo noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao. Ma ci siamo noi? Sto bene. Sto bene. Sì. Sei venuto di corsa? Perché? Grazie alla Trinità di Rocco che ha svolto in questi ultimi 15 giorni, ci siamo riusciti. Allora un grazie particolare chiaramente a tutti quei presenti, agli atleti, faccio gli auguri di fare una bella gara, ma soprattutto di divertirsi, ecco. Poi speriamo che sia una bellissima giornata, il tempo grazie a Dio è anche buono, quindi non c'è male, meglio di così non poteva andare. Speriamo che concludiamo durante tutta la giornata, siamo se possa concludere al meglio. Perché si possa passare veramente una giornata un po' anche diversa dalle solite, ecco. Gli atleti correranno, noi faremo un giro a Modena, come diceva Rocco, tra bancarelle c'è un po' di tutto, musica e tutto il resto. Una volta andavamo a correre, ecco, una volta noi correvamo, diceva Antonio, adesso noi non più, ma per problemi muscolari, ma ritorneremo, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Aspettateci, ma ritorneremo sicuramente, è una promessa. Beh, a tutti voi allora ancora una volta grazie. Ogni volta che usciva Dante gli a me ne dà ancora un po', basta che stai zitto, gli ha dato proprio un piatto base. Quando siamo, tu non so se c'eri, se abbiamo fatto il campionato italiano a Parma, gente che ci fa la corona come voi, ma lo sai che i piatti umani mi andavano in cucina, devo solo mettere la mano, la passaporto anche fuori da terreno. Non corre quest'anno di più, grazie, legante.
la gara squalificata. Era quello l'obiettivo. Poi ho visto che dopo il 10% la gara non aveva perché era arrivato la comando, spino. A che non becco una volta? L'ha già consumata. Ma anche non mi era appesantito neanche di peggiorare la volata, non riusciva a gestire un po' presa. Quando eravamo dietro, che c'era la davanti in prevedo, che intanto ci chiedeva il passo. Ti ricordi che dicevo, sì sì, vado 15, vado 15. Ma io non c'avevo un cazzo, c'avevo solo il crono per sapere il tempo, ma non è che avevo l'andatura. Quando è stato il momento che doveva cambiare per andare a diminuire, invece per farlo infatti 2 chilometri e abbiamo rallentato un pochino dove c'era lì Pero prima della navigazione. Lui si sente vicino, ma anche perché hai visto che conoscendo il storico, che se tu gli stai addosso lui aumenta, invece io gli do ma cattivino tutto l'entro passa mangiando. C'è la borsa del 28? Ce l'ho, avevo quella del Montestella, però non l'ho voluto portare. Ascolta, Rocco mi ha detto porta guarda, la borsa del Montestella! Hai detto Rocco! Ho comprato delle borse, ne abbiamo ancora di borse. Ma io dico che non ce n'è più. Come no? Ci sono le borse. Ma ha detto, non ne ho, le borse non ne ho. Ci sono, le borse ci sono ancora. No, basta, l'anno prossimo. L'anno prossimo vado a telefonare a te. L'anno prossimo cosa? Vado all'atletica da paura che mi danno la borsa. Che atteggiamento. Quando gli do l'ombrellino che ho alzato. Ragazzi, state tutti assieme, prendete dietro noi, datevi la mano. Datevi la mano. Mi ho tolto la parola di sa che mi conviene prendere la giacca. Sì, là. Auguri, eh. Cappellino. Dov'è il preso? Esatto. 115 Ventriccia Rossi 343 Filice Filice e su 343 344 sì. Poi sta io lo sto già facendo prendendo lei per favore sì. Allora sì grazie. Sì, sì, devo dire che Fontana Alessandro, mi chiami Daniele. Dovete prendere dei numeri? Allora, dovete prendere dei numeri? Sono qua. 352. Sì. 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 Forse sceglie Borrello Davide. Che è certificato? Sì. Borrello Davide. Ok. Pasquarello Giacomo. Sono qua. Giacopelli. C'è qualcuno che non è di quel gruppo perché se no statemi di là. No, no, Roberto, no, così la siamo. No, no, qua non c'è niente, non ci stiamo. No, no, qua. Qualcuno deve ritirare. No, 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 no. Non competitivi sono finiti, una settimana fa. Non c'è. Radaelli e Pizzi. Pizzischi, Paiano. Adesso già. Sì, manca una cosa. Mi fa l'unico che fa finta è Rocco. Rocco fa finta. Oh, lui ci fa, fate finta di cambiarti. Ti chiedo. Aspetta che non lo dico. Le storie dalle barche, no, per te che sei caduto male, anche che non è che si può. Però Rocco, dai. Oggi prendiamocela prendiamo fuori a cena. Dall'alto verso il basso sembri inquartato, cazzo, bisogna anche tirare. Sono inquartato. Qua adesso ti friggono, come condimento. Quando passi di qui, dammi una manata. La manata? No. È caduto un cibo, mi la vedo. Vorrei parlare col tuo. Sì.
collegati a luce, ciao, ciao. Eccomi. Ah, è lumino qua, sono affreddata morto. Con tutti questi maschiacci. Dai, oggi conto di arrivare ultima del QT8, va bene? No, non arrivi ultima. Ce la metto in punta, ce la metto. Anche quando vogliamo ci sei perfetto. Va bene. Tutto questo. È tutto quello. Stazione. Sì, infatti. Io sono sempre atteso. Grandi prestazioni non ne fai. Sono sempre atteso. Tutti. Io sono alto. Oh! Ma dove va quello lì? Ragazzi! No, ma guarda che veramente, ma come cazzo ti sei messo? Tira fuori la cosa. Renato davanti. Aspetta, no, aspetta che c'è la. Avanzatevi perché sennò i corpi. Dai, Guido! Rocco, a te non ti becco. Ok, ok. Andatevi a scaldare. Quando arrivo, arrivo. Lei è la nostra top di gamma, eh? 3 anni consecutivi che vince il nostro concorso interno. Bravo. Complimenti Anna. Tra mi raccomando tre. Oggi. 3 su 3. In casa nostra nella terra tipica che verrà poi consegnata a tutti coloro che termineranno la gara. Sta Giorgia Morano con Giulia Mattioli, eccoli intanto la risposta africana con che cerco tutti un varco, vediamo anche Joshua Coach, domenica vincitore nella vicina Madonnina, nella 38esima prova su strada, intanto rapidamente, forza, arriva anche Luca Bessone. Arriva Sonia Lopez, la capoverdiana di Verona, Oliver Samain. Andiamo ragazzi, vi stavamo aspettando perché tra poco toccherà a voi. Tutti schierati da sinistra a destra, ancora un bel applauso all'indirizzo dei protagonisti. Loro lì a cercare subito la corda. Arriva anche all'esordio Paolo Zanatta, il trevigiano di Montebelluna. Sono i colori della Polizia di Stato, per la tetta in maglia granata della squadra padovana. A sottostrada la sorella Michela Zanatta, altro volto nuovo della Cremessa al suo fianco. Giulia Mattioli, Mimmo Ricatti, si arriva di strafuori il barlettano, l'uomo della BAT, il maratonetto degli ultimi europei. La speranza italiana nella gara di oggi, a cui leghiamo Alberto Montorio. Tutto è quasi pronto nella cornice di via Berengario, perché tra poco amici sarà spettacolo, la partenza sarà unica ed è il brivido che travolge Modena, 13 km, 350 metri, tutto è pronto, lasciamoci le cinture perché tra poco si parte, questo è lo spettacolo ed è vivo ed è tornato protagonista, è Modena che accoglie la sua corrida, la sua storia, la sua favola, la sua fatica, la sua emozione. Tra spettacolo e tradizione è la corrida che abbraccia tutti, quella competitiva, quella non competitiva, quella che partecipa, quella che ha cominciato a correre con lo slogan Run With Us, con il sound di Radio Bruno. Sono le strade modenesi ad accogliere e applaudire i suoi 7.000 protagonisti, a sfidare il freddo pungente, a cercare un giorno di ferie, a rinunciare a quell'auto piatto di tortellini che semmai vi rifarete stasera, ma è il momento di correre per stare bene, per divertirsi, per arrivare a Cognento, ma vi aspetto al Parco Novisad perché è partita la corrida ed è spettacolo per tutti voi. Ritorno anche lei, la carica Terni, su Michela Zanatta, brava.
dai Pizzinski! Anche qui saremo sicuramente dei cross, quando la distanza si allunga un po', magari diventa un pochino più complicato tenere il passo di chi ha più attitudine a distanze più lunghe. Bene, Borgonomi, ma va tutto da Luca Boccoli, quando parliamo dei guerrieri master della porta della Zavodina, Luca c'è sempre. Capitano da 48-49 di un bel torre, prevalentemente Keniani, che ha giocato ben 6 Keniani sui primi 7. Prendiamo la classifica femminile, Cigiano, Rossina la quarta, Rete spinta, Mattioli sesta, Bruggia con la settima Bruggia. Grazie Dello, intanto con Roberto Bruzzano, ritorniamo già con Carpenito, Capitani, la pensione di Torre, due di futuro, passiamo da Barbuti, con i colori modenesi al femminile, la bella prima volta di Francesca Bertoni con questo look, dopo l'ottimo secondo porto domenica alla Madonnina, la tutta di Isabella Borghini. Vedendo oggi non riesce a riprendere il mondiale con le Giacole con l'infortunio immediato durante la gara di domenica scorsa. Luca Bessone, andiamo in Piemonte con il l'atleta della provincia Granda, così come vogliamo ribattezzarlo, per Luca Cittari, andiamo in quelli di Mignola, Fiorini, ancora per il Careggio, Marco Prati, un ritorno con Luca Pariero distante da gare, ma davanti a lui anche Paolo Paoli. E poi l'attentore femminile, invito con Laura Papagna, vada a ripetere ancora il suo verdetto, per Castrani, Vinca. Bravo! E la gara delle gare, la gara che per molti tanti grandi è Laura Vici, ormai pochi decine di metri, per la Pesa Sassolese, a coronare la sua ennesima corrida, Giordano Castelli, incidere anche Cilde Artomignatti, la Pesa di Santa Catalina, Meriti, eccolo qui, Giordano Castelli da Crematore, Meriti, vicino di casa, di allenamento, di queste sono date di santa ragione, vero Meriti, ha detto di sì, non chiediamo di più, dopo va bene. Scherzato, benedizione del capo della verità, di San Felice di Camposanto, siamo nella bassa Modenese, ecco, chiaramente, e andiamo ragazzi, dai un applauso della tribuna, per questi guerrieri, forte gli argentini, i grandi secondo alcuni, questo primo perché è per come, con Alessandro Compatti, con il giovane Andrea Trenti, il colore che giocato della RCM Casinago. Ma per avere tutto ragazzi mi sento un po' male, perché infatti non è chiaro. Grande lavoro di MyGram, e anche bene, abbiamo avuto un primo inizio di pomeriggio estremamente intenso, tanto ricordiamo 16 donne, ricordiamo successo una donna Ricci dalla carena Papagna, poi Arrivoso, Bratoni, Tanate, Piacini, Cervette, decima Giorgia Morano, Alessandro Lamborghini! Eccoci! Luca Foglia, il duello tra la sede e l'ambassatore Sonia Lopez! Andiamo con la capo guardiana di Verona! Vado da Alessandro un attimo, capi! Vado Alessandro, ha già scollinato il mezzo secolo di vita, nel corso 7 gennaio, quindi il piacere di vedere ancora in gara, ha fatto vedere, andrà a confessarlo, non si piace che lo chiamano così, quando vuoi chiedi la linea di Daniele Cavatta nella storia, alla pari anche di Stefano Venti, confusione ancora che si dice di colore contenuto a venire con la Francesca Giacomatti, Antonio Foto, Donatella Vinci, Gabriele Cavaliera. Dire un po' di storia della nostra tecnica, chi l'ha fatta fare, come ha preso Gigliotti e chi l'ha fatta, tra l'altro quindi il suo allenatore, il nostro scrittorino, seguiva le gare maschile, ha detto se tu eri io Lamborghini, qui di fronte a me, questi Keniani li batteva tutti. Ha detto un'eresia, professor Titolini. Beh sì, è sempre esagerato le sue liberazioni, no? Keniani, su queste distanze sono sempre state leggermente più forti di me. Come mai oggi? Ho visto domenica fa, mi sono trascorso con la foto di Lindo Bordini. A oggi c'eri tu, come magari tra un po' vediamo anche Stefano Baldini, cioè questa voglia di cuore non passa mai. Ma sai, la passione che mi lega a questo sport, poi la fratellanza, la corrida, la gara più bella in assoluto di moda, non potevo non esserci. Hai detto che eri di moda, di Italia, dai. Ah, sì, insomma, noi di moda insomma, la sentiamo particolarmente, aspettiamo la corrida, perché veramente è una gara emozionante. Poi soprattutto oggi c'è veramente moltissimo tempo lungo il percorso, è stata veramente bella. Potevo arrivare davanti, ma questo Gigliotti si è tutto di allenare, non so cosa fa. Ti avviene più. Ci chiediamo a questo Gigliotti invece un giudizio che la Sara che ha liberto. Tanto salutiamo la Sara Pieri. No, Sara è andata molto bene perché insomma, è un po'
contesto come questo sta nel bordì. Quindi sono bravi, insomma, era una gara da competitiva. Bravo! Si deve raccontare, siamo contenti perché è un periodo dell'anno in cui stavo lavorando, in funzione di quello che verrà dopo, io la mia intenzione sei tu a dire. Sì, beh, certo, però io non conto, guardo. Beh, e alleni. Grazie professor Gigliotti, bravo Roberto. La considerazione su Sara Galimberti si è migliorata perché arrivare un anno dopo di 70 secondi dove il miglioramento per la Vega di Giussano, che dire a Modena è il restatore della Branco Atletica, in gara da 54 primi e 6 secondi, la promozione di un presidente anche con Dani e Visconti, così come Raffaella Valverde, sarà anche lei compagna di squadra. Sottolineato, rimaniamo con Gianluca Lanotti che ha preso questo drappello di protagonisti, ma qui vediamo anche Alberto Bortolotti. Si vuole anche arrivare a tutte le età e questo la dice lunga sulla voglia di onorare la guerra modenese con la linea della Tutti, che è quello della battuta avanti di Nicola Fregosa. Vai Giacomo! Sono ormai titolando anche per Roberto Benedetti, che è quello che vi lascia che si è andato così bene, è andato francese figlio e francese padre. La storia ovviamente è divisa da diversi minuti, è un'altra fatica, intanto andiamo con Canella con i colori della Coro di Ferrara, per la femminile, come abbiamo detto, che porta la ribalta in Kenya, lo fa per la sesta volta, netta la vittoria di Giora Cerangati, 44-17, tende alla mano il secondo miglior tempo di sempre, dietro a quello maturato da Anna Cavencera che chiuse nel 2008 in 42-28. Sono il filone alla fatica di Campi e di Roberto Foligno, siamo con Benatti, siamo in quel di Costara nella circostanza, con i ragazzi di Franco Barbato, persone che diventate anche dei figli, lo soldato dei genitori. L'applauso della tribuna deve diventare la corona sonora, ovviamente questi giorni abbiamo sentito che mattina era il Bruno e non soltanto il mattino l'affrancare il vino della corrida, soprattutto come sempre i strusi e poi coinvolgenti Santo Lombura e Teleguardi ci hanno portato a correre a motivare il trio Ciro Mancini, Claudio Profani e Massimo Vicini per i 140 e hanno cominciato a correre, l'obiettivo era chiudere bene, era dignitosa, la corrida di oggi sul tappeto rosso ci si arriva bene, potete aspettare anche i figlioli, il Federico Popolo. Aspetta il piccolo, non è capito? Papà, dai, aspetta, mi sembra che io forse lui vedete il contrario, lo bel duello che avrà formato il vice più tardi, della carra, come sentita la della Maturana. Non è detto che va bene che il 100 si tiene la posizione, dopo sarà un po' una prerogativa, intanto anche Angelo Piragini della fratellanza trova la conclusione, arriva anche Sonia del Carlo. Però i risultati si deve ripetere una volta la ottima prima volta che sugli maggiori della ventina provenienza della Corona di Lughiera 46-33, 3-29 di media, Esposito, Oliver Samain, 57 minuti sul cronometro, già entriamo nella fase in cui anche Paolo Guiguadani, prova il critico Filippo Franchini, Raui Das, ora più grande, ma Raifi Das, più grande Rai, perché ovviamente ricordiamo gli anni combinati, questa bandana che lo rende temibile, arriva anche la Malvolti, parliamo di quelli di Castellarano, che ha curato, ecco, Gianna Serafini, volta Gianna, sorridiamo con solo tutto in palle, sono i colori brillanti di una popolo che con l'Atletica è tornata protagonista. Si corre in chiave competitiva, si corre in chiave non competitiva, tanti degli elementi che si intrecciano oggi pomeriggio, sul filante, ma pertanto il filantino tracciato, Modena togliendo Modena, Kenya con lo cover maschile, con la gara femminile, che non c'è trovato molto, si conosce Modena, con la ripetuta prova per grandi di molto forte, hanno condiviso, tornano allenandosi con i master e con i settori giovanili all'impianto di Vero Cover, compagnia della Pina Saloni e di Renato Finelli, intanto andiamo a ripetere l'impegno di coloro che vogliono stare all'allenamento sotto l'ora, che è un po' un grande obiettivo da sventagliare a chi se mai non ci credeva. Questo è la dice Rugo ovviamente su come si prepara la corrida. Lucia Ricchi tra le conferme della squadra di Omar Bellini, anche oggi a Roma Cupri ha affidato le cose migliori.
L'entusiasmo anche per Alice Andreoli, coloro che abbiamo visto ovviamente Cittadella, a nome che vogliamo sempre con grande piacere, ma la Giugioli sempre con la fratellanza. L'applauso che trova è che rimanda a Beppe Panetta da quello impegnativo, perché la storia del campione Cittadella Marina è sugli occhi e nella memoria di molti. Si chiude anche Claudio Ferri. La bella gara anche di Eva Patacchi. Bravi ragazzi, stiamo finendo, dai un minuto, perché c'è stato solo l'ora e si chiamano in asse. Vedete quando ci sarà come si deve. Saremo qualche corso anche a tavola, si raggiungono obiettivi che già sono un segnale di continuità e di salute. L'applauso alla tribuna per questi guerrieri, forza, fatemi sentire. Ha preso uno sorriso, una ringrazia. No, anche a Tibia. Obiettivo che per molti diventa come quando si parla la torre sulle 3 ore, 3 ore 30, Serena 13, 10, 15 secondi, 34, Roberta Mantoli, Porta Rombi, andiamo, un piacere, si tirano, si muovono, fanno la valore, come anche Angela Tintino, è un autentico volatore, non vi sale perché la festa è qui, e lo spettacolo siete voi, andiamo! È un'ora di gara, di famiglia, di emozioni, ho vinto il nome, solo omonimo del campione Cosentino. La prima Brunelli si divertì, la corsa, la preda in finale miglia. Eccolo qua, beh, sul turno non avessi fermato, ma per il tuo uomo te l'avrei fatta. Come se mai fatto anche di cultura. Guarda Massimo Ferrari, non quello che mi ha presentato ieri, ma non è quell'altro. I soldi. Irene, Irene, non mi credo. Monica Vicurelli, la cosa del Pensandamoso, dei dischi e compagni. E andiamo ragazzi che è finita. Serafino si gode la sua creatura, lo ha fatto in una settimana di lavoro, di preoccupazioni, di emozioni, perché non è finita qui. Sono cose importanti per la storia del Sud-Olimpio Molinese, 141 anni tra poche settimane, anzi non sia calogero, trovo la storia. Tra le due questa settimana, anche Paolo Spettani, che ha consultato della Tatelanta, ha avuto il suo bel affare, ha provato a convincere Enrico Valli e Sandro Luna per correre, ma forse avrà dovuto accendere i pari e non è stato, questa gliela volevo, e in ogni caso complimentoni a loro, che hanno ovviamente motivato a modo che in questi giorni con scetticismo voleva correre, poi ieri, che bella sorpresa, il sold out di tutto esaurito per partecipare alla gara delle gare. E poi finite, andiamo ragazzi, forza! Dove anche Francesca Vincorelli, un cognome che da queste basi ormai è un'abitudine una costante, al maschile, al femminile, dove anche Mauro Righi. Oggi 900 è il grande della competizione, per questa una figata degli amici di Baikan. Il nuovo lavoro che sta arrivando, si è arrivato a 62 minuti, 97 secondi, non importa, vi stavamo aspettando, vi vogliamo bene, con un applauso su di loro, forza amici! Anche Paolo Organico, che era a casa, con tutto il ricordo, queste emozioni, di Enzo Mazzini, il nostro master chef, che ha cucinato ieri, oggi, stasera, un primo figlio, una leggenda, quindi ha trascurato la produzione tecnica, insomma. Ricordo il cerimoniale all'interno del Palla Volta per i primi 20 uomini, le prime 6 donne, sono quelle del comandante dell'Accademia Militare che salutiamo, gli altri cittadini, dal sindaco a Natale Montanelli, sempre più attento alle decisioni politiche di vita nostra, da San Bambino, passando per la Madonnina, che oggi ovviamente era con noi a vivere da vicino, arrivo allo sprint dove lo Pombo ha preceduto. Chiude anche i lavori allenati per gli altri, intanto scorrono, arriva anche Sandra Bergamini, Guido Spinelli, sicuramente il palazzo di Modena, loro considerano il buon Rossi, ma poi squadra che è partito di pochi secondi, ma questa è un'altra storia. Bene, molto bene, quando saremo con questa festa, no? Sembra che abbiamo una domanda per portare alla edizione domenicale, dove Sandro D'Amura, il cubato di un lavoro, che viene a correre. Per, vediamo, lo diciamo dare a chi per il tuo regalo a presentare la mia lista.
saliamo. Non se ne frega niente. Sembra che la palla corrida. Domani tanti da dei, gli dice allora, se tu ti piace, allora vedi che il prossimo anno o viene una qualche leva per allenarsi, è vero che lo taglia, eh? Esatto. Io non so mica avanti con i lavori. 19 e 24 maggio, 25esima edizione, direi non si mangerà le unghie, ma per la mano le premiazioni per vedere. Non vai a scuola questa settimana. Con Santo D'Amore dei Covalli e con il Tito Bonaccini, proprio da Frani, Massimo, 10 anni al fianco della Fame Grande, da punto di Gigliera, per la seconda volta, la tenda Marioneri, troppo ci ha lasciato il patron, ma sempre al fianco di Serena Saloni, terza volta per la quarta volta, tutto questo ha rappresentato il gruppo che ha circondato, che era importante per l'Usa, e la prova di oggi. Sono ormai 90 minuti di gara, ma non importa, se una partita di calcio non c'è po' fregato in nero, noi aspettavamo giusto voi, curiosi di arrivare, questa storia che sta con la dire ormai alle 16 del pomeriggio, la nostra ragione sa quello che è accaduto la Florida, gli sportivi che sono attaccati. Vieni con noi, dai, sali, dai, questo dai, è un posto dai, dai, fatemi posto, avete dai, un posto qua per... vicino a me, metti. No, qua, qua vicino a Rocco, dai. No, non c'è Rocco, no. No, Rocco sì, qua, dai, dai. Non stai arrabbia? Saluta, dai. Saluta, ciao. Sei contento di essere qui? Ma scherzi, non vedevo l'ora. E voi siete... Gli è bastato, posso andare? No, 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 non aspetta. Mi posso concedere più di un minuto spegni, del mio tempo. Eccoci il punto, la chiave, perché certe cose non andrebbero bene. E poi c'è il ricordo. Vivi da Andrea, dato un quarto secondo a Rocco. Bravo Andrea. Sono io Andrea. Su YouTube. Non me la torno a fare. Io dopo la gara. Non ci stai nell'obiettivo. Faccio piccolo. Devo mettere il grand'angolo al massimo. Faccio piccolino. Sì, adesso ti troverai qui, con il sito da qua sotto. Lì è il ci sono le casse lì, le chiedi, le lì.
ma della Roma Siracusa, quell'anno lì che c'era la formazione di quell'angolo lì, bottiglia di vino! Filippo, propone il
Ma fa... arriva. Ma va. Oh, dai, oh. Ride, oh, ride. Ragazzi, Rocco in... tributiamo un grosso applauso a Rocco. Con calma, La multa, la multa. Ho dovuto pagare. Oh, avete mangiato un casino. Ho passato la cifra. Adesso passo per una colletta. No, sicuramente qualcosa. No, no, siamo forti un po'. Siete stati bene? Sì! Ne facciamo un'altra? Sì! E quando?